progetto Green Jobs di Fondazione Caiplo nasce da una grande sfida che possiamo riassumere in tre concetti fondamentali. Il primo concetto è cittadinanza attiva, cioè noi andiamo nelle scuole e proponiamo ai ragazzi di vedere i problemi e le opportunità che sono presenti nel territorio in cui loro vivono. Il secondo concetto è il concetto di imparare a imparare, è una competenza fondamentale per tutta la vita. Il terzo concetto fondamentale è quello di lavorare per obiettivi, perché i ragazzi sanno che alla fine del percorso devono presentare e realizzare un servizio o un prodotto che sia sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale. Come Invento ci occupiamo di integrare i valori ambientali nei progetti di impresa dei ragazzi. In particolare io ho avuto il piacere di seguire proprio gli studenti del Galvani. L'obiettivo principale è quello di creare un vero e proprio team tra le figure chiave, direi senior, del progetto. Quando questo accade si crea un terreno fertile per creare un progetto educativo e un'esperienza unica e stimolante. Il progetto Green Jobs si inserisce proprio nell'area dell'alternanza scuola-lavoro, affrontata con una serie di obiettivi formativi, soprattutto di competenze da sviluppare negli studenti, che permettono di parlare di educazione permanente. Ho seguito i ragazzi fin dall'inizio del progetto, sensibilizzandoli sulle tematiche ambientali fino a fargli vedere modelli di impresa green e fino a poi capire quali fossero le esigenze problematiche del loro territorio a cui dovevano trovare una risposta. Ritengo che i due obiettivi che porta avanti, e cioè lo sviluppo della competenza dell'imprenditorialità e lo sviluppo di una sensibilità ambientale, siano fattori fondamentali nello sviluppo dei nostri giovani. È stato molto bello all'inizio aiutare questi ragazzi a capire che attraverso il lavoro di gruppo potevano mettere a fuoco idee che la loro impresa poteva realizzare. È stata un'esplosione da parte loro di entusiasmo. Io credo che la competenza dell'imprenditorialità, pur essendo una delle competenze chiave europee, non sia ancora sufficientemente compresa nel mondo della scuola. Mi auguro che Green Jobs possa essere un progetto che prenda maggior piede. Questa area dell'alternanza scuola-lavoro, un'area molto critica, che però se affrontata con il giusto atteggiamento può invece risultare molto produttiva e importante per la formazione degli studenti. Se avessi avuto la fortuna di vivere come studentessa questa opportunità durante i miei anni di liceo, avrei capito prima e meglio quali erano le mie potenzialità e il mio orientamento per il mondo del lavoro. Se ci fosse stato Green Jobs quando io ero studente, avrei imparato molto più rapidamente delle lezioni che solo la vita mi ha permesso di imparare. Per esempio, come parlare in pubblico, come presentare le proprie competenze, come affrontare il lavoro di gruppo, come programmare il proprio tempo, come affrontare un momento di difficoltà. Io ho assistito, devo dire, ammirata a quello che hanno potuto creare e loro stessi, secondo me, ne sono stati stupiti. Ho imparato che i giovani sono sempre portatori di innovazione e che noi possiamo dare loro delle conoscenze, possiamo mettere a loro disposizione le competenze, ma che la spinta, l'entusiasmo innovativo deve venire da loro. Sicuramente non è stato facile, soprattutto capire i vari ruoli di un'azienda, come funziona. Se non fosse stato un lavoro di squadra non saremmo riusciti a ottenere un prodotto del genere. Per chi in un futuro vuole svolgere questo lavoro
è un inizio, è l'impronta. Alla fine, vedendo cosa abbiamo creato, non sapendo nulla, perché noi non sapevamo nulla di tutto ciò, siamo soddisfatti ed è un'esperienza che io consiglio a tutti, è bellissima. Ti mostra il mondo del lavoro, ma in prima persona, e puoi provare direttamente quello che si prova e quello che si sente quando si crea una startup. Questi progetti, che sono alla fine tutti finalizzati alla sostenibilità, sono il futuro. Non esiste futuro senza sostenibilità. Grazie anche al nostro Dream Coach Bruno Vescovi abbiamo appunto appreso come migliorare, come fare gruppo, come fare brainstorming, quindi riunire le proprie idee e formare la migliore idea possibile. Ho imparato come si comunica tra imprese, come si ragiona da impresa. Creare un'azienda, portarla avanti, portarla fino in fondo, crederci e realizzare qualcosa. Questa è stata la parte più importante. Noi di Fondazione Cariplo siamo molto orgogliosi di questo progetto che abbiamo avviato a partire dal 2016. Questa è la terza annualità scolastica di conduzione del progetto e la terza edizione del Festival dei Green Jobs. Oggi siamo qui con 800 persone che non sono le stesse dell'anno scorso, ovviamente sono nuovi studenti delle classi quarte delle scuole secondarie. Green Jobs è un prodotto che fa leva sull'acquisizione di competenze in campo ambientale e anche in campo diciamo business, costruzione d'impresa, e l'obiettivo è quello di creare un futuro più sostenibile, un futuro migliore per tutti. Lavorare con questi ragazzi è stata un'esperienza meravigliosa e appagante. Ci hanno messo entusiasmo, determinazione, ed è quello che poi ti trasmettono e quello con cui tu torni a casa, oltre che farti vedere come riescono veramente a valorizzare quello che sono i loro talenti. Il regalo più grande che mi ha fatto questo progetto è di vedere come mondi diversi, come quello della ricerca, dell'imprenditorialità, del management e della scuola, possono incontrarsi e creare un modello educativo innovativo e vincente. Partecipare a questo progetto per molti ragazzi è come guardarsi allo specchio. Vedono quello che sono capaci di fare, quello che vorrebbero fare, le loro speranze, su cosa investire il loro futuro.
Noi parliamo di un progetto, quindi, che è anche un progetto di orientamento al futuro, concetti che sono in piena linea con Fondazione Cariplo. Noi siamo i Fratelli Green e produciamo favole per bambini tra i 3 ai 6 anni per sensibilizzarli sulla tematica della sostenibilità ambientale. L'idea è di riproporre sempre gli stessi protagonisti, qui oggi abbiamo Milo. Ciao! Per legare un legame affettivo tra il bambino e le nostre favole. I personaggi sono stati disegnati in esclusiva dal nostro grafico e siamo stati molto attenti alla traduzione del libro in 5 lingue, al copyright e alla psicologia del bambino. Abbiamo pubblicizzato il nostro prodotto su Instagram solo ad un'utenza mirata per età e interesse e venduto 162 libretti ad eventi green selezionati anche a caratura nazionale, tra cui Fa la cosa giusta a Fiera Milano 6. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, siamo pronti a produrre nuove favole e noi siamo i Fratelli Green! Costruttivo, interessante, deslumbrante, exciting, lepo, coinvolgente, awesome, onesto, complicato, formativo, appassionante, da addirittura gratificante, creativo, collaborativo, violì, sostenibile, challenging, fatale, bello, masaiato, innovativo, sridoncillota, sorprendente, inaspettato.